C'è una frase straordinaria anche di un socialista austriaco, Bruno Kreisky, che è un po' meno conosciuto di Palme, ma lui disse, lui sosteneva che anche nell'ambito di un qualunque compromesso di classe, tuttavia si esercitava una forma regolata di lotta di classe, cioè non veniva meno l'idea che ci fosse un interesse contrapposto, diciamo tendenzialmente contrapposto tra chi vende forza lavoro e chi la domanda. Allora, facciamo un esempio pratico. Allora, chi investe e chi compra e chi detiene il capitale, chi investe e chi compra quindi forza lavoro, può farlo in due modi diversi. Può farlo al minimo costo e quindi cercando di competere tramite i bassi costi, d'accordo? O può farlo dovendo accettare altre condizioni. Queste altre condizioni. Ecco, già questo limita una funzione, no? Chiaro? Cioè, chi investe non è in grado di investire alle sue condizioni. D'accordo? E questo non perché è il mercato o la concorrenza del mercato che costringe a determinate scelte, ma perché c'è davanti uno schieramento popolare organizzato, sindacato più partito, in stretta alleanza, questo magari poi ci possiamo tornare, che impone una parità nel compromesso. Perché il compromesso, anche questo, può essere di tanti tipi, cioè può essere un compromesso non paritario che non mette mano al dislivello di potere fra capitale e lavoro, è un compromesso invece che avviene in senso paritario, avendo fortemente potenziato la parte inizialmente più debole, quella del lavoro. Allora, e qui torno all'esempio pratico, il tipo di investimento concesso al capitalista è quel tipo di investimento che estrae profitto innovando, più innovando che sfruttando. E mano a mano che sono andate avanti le riforme e le riforme, diciamo, delle funzioni distinte del capitale, cioè dirigere il lavoro, investire, come investire, determinare la crescita o il rallentamento della stessa, eccetera. Ecco. Man mano che è andato avanti il disciplinamento di tutte queste funzioni, è sempre stato più così nei paesi nordici, che il profitto si è solo potuto estrarre innovando e non sfruttando. Il livello salariale dei paesi nordici tuttora è molto, molto superiore e tiene di più anche rispetto alla pressione contraria che è stata esercitata in questi 20-30 anni. Quindi questo è un caso tipico, insomma, di costrizione a un certo tipo di compromesso. Bene, quindi il compromesso è l'incontro di due, cioè non è un'armonizzazione degli interessi di classe, è un compromesso che costringe il capitale a comportarsi in un certo modo piuttosto che in un altro. Specialmente gli economisti del sindacato, più che del partito, perché questa è una cosa importante. Cioè, il sindacato ha avuto la possibilità nei paesi nordici di indicare degli obiettivi al partito, va bene? Cosa che invece nel nostro modello non si è mai verificata, anzi. Sappiamo che il modello era l'opposto, diciamo più o meno.
compreso che occorreva fare un passo, come accennavo prima, ulteriore in questa idea del socialismo funzionale. Il passo ulteriore era sempre senza. Il punto non è espropriare. E non era nemmeno come era invece nel caso italiano, nella natura nordica, quello di fare come in Italia o in Francia, di espandere, no, l'investimento pubblico, l'impresa pubblica, eccetera. L'idea è stata quella di far sì che diciamo, quote crescenti della proprietà delle imprese andassero in mano a questi fondi dei salariati. E sostanzialmente dietro, come dicevo prima, dietro l'idea di democrazia economica danese c'è la stessa. C'è lo stesso periodo, più o meno le stesse idee, la stessa spinta soprattutto sindacale sul partito, eccetera. Si è compreso che per proseguire questa idea di investimento che persegue la produttività e l'innovazione, intanto parliamo di innovazione, e che estrae quindi la sostenibilità dell'investimento dall'innovazione più che dallo sfruttamento, servì a mettere le mani alla fine anche sull'investimento e quindi in parte anche sulla proprietà. Proprietà senza espropriare. Senza espropriare nel senso che l'idea era quella che non si espropriavano le proprietà delle fabbriche, semplicemente si ampliava gradualmente la quota dei fondi dei salariati nelle imprese, distinguendosi dall'idea, diciamo, lenista di qualcosa che procede dall'alto, no? Mediante, cioè, presa del palazzo d'inverno, espropriazione di tutto, e da lì si costruisce il socialismo. Insomma. Due novità interessanti. Abbiamo in Danimarca e in Norvegia abbiamo due partiti a sinistra, anche dei socialisti di sinistra. Uno si chiama Enhedslisten in Danimarca e fa parte dei partiti di sostegno alla socialdemocrazia, al governo Copenaghen, e significa lista unitaria, esattamente come Rødt, cioè rosso, partito rosso in Norvegia, è la federazione. Ecco, forse questo è un dibattito da porre alla nostra sinistra estrema: la federazione, la collaborazione di una moltitudine amplissima, lì come qui, di gruppi e gruppuscoli di sinistra, va bene? E ricordo un po' un'esperienza che non so se hai letto da qualche parte, è interessante, è quella del Partito Socialista Olandese, cioè è diciamo, la professionalizzazione, la sistematizzazione di questa confluenza tra gruppi della sinistra post-sessantottina. Che parte da cosa? A differenza dei socialisti di sinistra originati dalla scissione comunista, da uno sviluppo critico della cultura comunista, sto per finire, pochi minuti. Nascono da un lavoro di base. Nascono così esattamente come i socialisti olandesi. Nascono da lotte per la casa, lotte contro la precarizzazione. Lotte per il di quartiere, insomma, e poi arrivano in Parlamento.